Angelo Rossi, venire a vincere qui ad Aprilia non era facile, ci siete riusciti, convinti delle vostre cose, siete andati in vantaggio, avete gestito bene, anche grazie a te che insomma nel primo tempo hai sventato qualche occasione e poi nel secondo tempo insomma avete legittimato ampiamente. Era una partita difficile, sapevamo che questa era un crocevia fondamentale per arrivare alla fine e loro sono un'ottima squadra perché ci hanno messo il cuore e ci hanno messo davvero in difficoltà. Siamo stati bravi, abbiamo approfittato delle occasioni perché poi alla fine se contiamo le occasioni loro ce ne hanno avute forse il doppio delle nostre e sì, poi la soddisfazione del gol fa sempre piacere. E infatti oltre insomma alle parate questo gol è sempre un'emozione per un portiere, è vero che nel calcio a 5 non è raro però. Sì è vero, diciamo che il portiere è l'antigioco tra un po' perché fa il contrario degli altri e ogni tanto una soddisfazione del genere fa piacere. Poi si è contribuito pure a mettere il risultato al sicuro e a darci quella tranquillità per affrontare gli ultimi minuti, fa ancora più piacere. Adesso arriva l'ultima giornata, insomma, come la vivete? La viviamo che mancano ancora 60 minuti, è stata una lunga cavalcata, faticosa, l'Aniene non ha mai mollato nulla e arriviamo all'ultima giornata credo a un punto, non so poi l'altro risultato, comunque se noi vinciamo non c'è problema. Mister Serpietri, a contare le occasioni certo è un risultato bugiardo questo 4-1 contro la capolista, però forse le tante assenze un po' hanno pesato. Sì, sì, alla fine, allora innanzitutto faccio i complimenti al Colleferro perché noi a due giornate dalla fine comunque ce la siamo giocata alla morte, anche con tutte le assenze, i vari infortuni, però io ai miei ragazzi ho detto che comunque bisognava crederci ai playoff fino alla fine del campionato e così è stato. Credo nel primo tempo, anche parte del secondo tempo, abbiamo avuto tantissime occasioni da rete e purtroppo non parlo di idea bendata perché a me non piace il discorso di fortuna perché credo che nello sport la fortuna esiste tra virgolette. Sono stati bravi loro, è stato bravo il portiere e quindi più che meritata la vittoria loro. Un po' di rammarico però, vabbè. Prossimo sabato si chiude il campionato, a questo punto possiamo veramente tracciare un bilancio complessivo di questa stagione che insomma per una neopromossa non è male. Sì, sì, assolutamente. Credo che hanno fatto, io perché sono entrato nella parte diciamo a metà della stagione, a dicembre come giocatore e poi come allenatore nella parte finale. Diciamo che il lavoro piano piano si sta cominciando a vedere, quindi la squadra comincia a giocare in una certa maniera, e bravi nelle palle inattive, comunque mettiamo sempre difficoltà all'avversario e credo che l'Aprilia sia nella parte iniziale con il mister De Angelis, sia nella parte finale credo che ha fatto un ottimo campionato. Ha un po' da mangiarsi le mani perché credo ci sono state delle partite dove forse dovevamo prendere i tre punti tipo Ciampino, dove abbiamo creato tantissime occasioni da gol come oggi. Però purtroppo alla fine non l'abbiamo buttata dentro e quindi la partita è finita 1-0 per loro. Adesso nel prossimo anno l'obiettivo sarà quello che per poco è sfuggito quest'anno, cioè i playoff. E guarda, io sinceramente io so pochi anni che alleno, diciamo ho cominciato l'anno scorso effettivamente perché anche da giocatore comunque mi è capitato da allenare, però diciamo non proprio ufficialmente, quindi è un anno e mezzo che alleno e l'anno scorso ho vinto un campionato e io cerco sempre da iniziare per puntare a vincere il campionato, quindi l'anno prossimo spero che d'accordo con la società facciamo una squadra in grado di sì arrivare ai playoff ma soprattutto provare a vincere il campionato, perché credo che Aprilia si meriti la C1 perché veramente non lo dico perché io sto dentro ma anche da fuori comunque si vede che è una società che ha parecchia organizzazione, ha gente sempre al posto giusto e quindi merita una piazza importante.